se la regione non dovesse dare segnali e non mettere a disposizione risorse, noi siamo pronti logicamente per andare avanti con quella che può essere una causa risarcitoria e anche interessare la Corte dei Conti. Non ha intenzione di fermarsi, tantomeno di aspettare, il comune di San Zenone degli Ezzelini. Se non arriveranno i finanziamenti dalla regione per le opere di compensazione per il passaggio della strada pedemontana, il sindaco Marin è pronto a continuare il braccio di ferro legale con la regione Veneto. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato dello scorso giugno, che ha visto confermare gli accordi del 2012 obbligando la regione alla sistemazione della viabilità del centro di San Zenone, convocata da Palazzo Balbi la conferenza dei servizi e approvate le linee programmatiche dell'opera, ma i finanziamenti sembrano essere ancora un'opzione e non una certezza. L'assessore De Berti ci ha ricevuti sempre con il suo modo, purtroppo nei nostri confronti, e ci ha detto chiaramente, nuovamente, che la Regione ha fatto quello che doveva fare, cioè convocare la conferenza dei servizi. Il loro compito è a posto, perché? Perché per le risorse poi si vedrà, e si vedrà anche se dovranno essere altri a pagare oltre alla Regione, perché nell'accordo c'è anche la provincia, Veneto Strade, eccetera. Ci sono anche altri interlocutori per quanto riguarda l'accordo. Si vedrà, sarebbe stata questa la risposta della Regione Veneto, a cui è seguita una diffida da parte del Comune. Abbiamo risposto subito di nuovo con una nuova diffida. Perché? Perché abbiamo detto alla Regione: basta, le sentenze sono chiare, mettete queste risorse a disposizione del nostro comune e facciamo le opere. Diffida a cui la Regione ha risposto. La Regione poi, attraverso gli uffici, ci ha risposto dicendo che loro hanno fatto quello che la sentenza diceva, cioè convocare la conferenza dei servizi, e per quanto riguarda le opere si vedrà nel momento in cui le amministrazioni competenti riterranno opportuno. Ma arrivare dalla Regione non solo una risposta, ma anche un nuovo ricorso al TAR per delucidazioni sulla sentenza, un batteribatti verbale e legale che porta a un impasse, ma il comune di San Zenone non ci sta e si appella ai consiglieri regionali. Da sindaco ho scritto a tutti i consiglieri regionali: da domani inizia l'approvazione del bilancio in regione, affinché facciano sentire la voce del comune di San Zenone e la nostra voce in consiglio regionale per mettere a disposizione quelle che sono le risorse per le nostre opere.